Radio 1 Musica, nuovo anno. Sono le 17:43 minuti e una ventina di secondi. Questo è sempre Radio 1, Barbara Condorelli con voi, ma non sono sola. C'è alla mia destra Carlotta Tedeschi. Ciao Carlotta. Ciao Barbara, come va? Benissimo, bene. Grazie. Siamo in due perché abbiamo un ospite che tu hai conosciuto bene, hai già intervistato. Sì, e ha fatto abbiamo già chiacchierato. Sì, un libro bellissimo, ma abbiamo voglia di approfondire, visto che abbiamo molto tempo a disposizione. Vincenzo Incenzo, alla mia sinistra. Ciao, buonasera. Onoratissimo. Ciao. Di avere due, addirittura due intervistatrici, insomma... Due persone meravigliose con cui dialogare. Io direi più che un'intervista, facciamo una chiacchieriamo così come se fossimo in un salotto di questo delizioso libro, La canzone in cui viviamo. È bellissimo perché attraverso quello che è la canzone italiana, tu fai un percorso e ci racconti l'Italia attraverso anche le parole della canzone italiana. Ha fatto tanta strada la canzone, forse per questo ora è un po' stanca, dici tu proprio. Una notte di guerra ha detto a un partigiano di portarla via ed è partita. Ha sognato 1000 lire al mese e ha riso di nascosto perché Maramao era morto. Ha voluto fare l'americano e si è lanciato nel blu dipinto di blu. Era piccola così, eppure ha riempito il cielo di una stanza e si è stesa abbronzatissima sotto i raggi del sole. Già da questo si capisce come, dove vuole andare a parare Vincenzo Incenzo. Andata a parare che poi alla fine che ha girato come una bambola e ha scatenato emozioni. Ma questo per dire basta semplicemente nominare dei titoli, neanche entrare nel merito dei testi in un'analisi più profonda, ma semplicemente elencando dei titoli si ridisegna proprio la storia di 150 anni della nostra vita, no? Questo è meraviglioso. Le canzoni hanno questo potere di in qualche modo cristallizzare il tempo e di come dire, restituirlo poi a chi non l'ha vissuto in una maniera assolutamente autentica. E questo è il potere magico, abiettamente poetico, diceva Pasolini, delle canzoni. Abiettamente poetico. Fra l'altro poi la prefazione l'hai affidata a Renato Zero. Sì. Che parla proprio, cioè ci sono in apertura della sua prefazione, ci sono dei versi suoi e guarda caso è proprio svegliatevi poeti, spegnete la TV. Esatto. Quindi, insomma, il segnale dire, è da subito. Il segnale c'è da subito, insomma, ecco, perché poi proprio andando avanti, che poi è un viaggio strano questo, per cui uno dice andiamo a vedere come va a finire, dove ci porta questo viaggio, no? Perché è proprio la costruzione, cioè ogni canzone parla di un momento storico. Assolutamente, ma anche quando non è così come dire, palesemente espresso, no? Io parlo dei grandi cantautori come De André, come Vecchioni, come Tenco, eccetera, ma parlo anche di canzoni apparentemente meno significative. Abbiamo citato Maramao perché sei morto, sì. No? Che invece che pare apparentemente una canzone così giocosa e ludica, invece è una critica feroce al sistema politico di quel tempo. Oppure una canzone come Finché la barca va, che sembra così, buttata lì, è la fotografia di quell'Italia fatalista che usciva dal boom economico. Per cui, come dire, non sempre è consegnato alla canzone alta il testimone, no. Ma anche a canzoni apparentemente meno significative che invece nel tempo scopriamo esserlo alla pari delle grandissime canzoni, insomma. Arriviamo agli anni 70, 71, La canzone del sole, come dici tu, forse la canzone del secolo, e la canzone che tutte le generazioni hanno ricantato, basta una chitarra. Quello che io ho sempre detto è la canzone da Pullman, quando si andava in giro, la gita scolastica, portando la chitarra, chi non intonava a un certo punto la canzone del sole di Battisti. È una cosa meravigliosa, ma basta, poi nel libro ne parlo di questo, basta passare in una spiaggia d'estate e accorgersi come i primi tre accordi che escono da una chitarra siano proprio quelli di Battisti. E questo è un fatto assolutamente straordinario, senza tempo. Bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue
due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce, il bianco fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Trasparente come me. Oh mare nero, mare nero. Tu eri chiaro e trasparente come me. Abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Del fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma, ti prego la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai. Sei, non so più chi sei, paura. Carlotta l'ha cantata tutta, ma pure la conosco tutta quanta a memoria, non sono intonatissima, quindi non mi permetto. Però no, insomma, irresistibile, cioè, non, no, si può non, ma non si può non cantare. C'è una cosa strana, ci sono secondo me due autori che hanno questa capacità di rimanere impressi nella memoria. La coppia Mogol Battisti, che ha sconvolto la qualunque dopo Modugno, e Tenco. Sono due, le loro canzoni come partono non te le dimentichi, è una cosa impressionante. Credo che non ci dimentichiamo neanche, ecco, quelle neanche scritte da Roberto Vecchioni, immagino. Anche perché non saremmo degli ospiti, insomma, no, adeguati. Assolutamente no. Ecco, non si può ricevere Roberto Vecchioni parlando solamente di altri cantanti. Roberto Vecchioni, buonasera. Buonasera, però era giusta. Buonasera, maestro. Sono d'accordissimo. Io però quando sento la finale di Sanremo 2011 mi vengono ancora i brividi, E anche a me, sai. Ah, ma va? Ultimamente, nonostante tutto, però hai ragione, cioè l'apporto che ha dato Battisti e questo connubio di melodie di Mogol è straordinario nella storia della canzone italiana. Tenco è straordinario in un'altra maniera. E poi vabbè, ci sono i normali come me, sì, però certo. C'è anche Fabrizio De André, che è straordinario, come no. Quindi anche lui conta, però cos'è che il tema qual è? Professore, la troviamo impreparata, ma il tema è molto semplice. Questo bellissimo libro che abbiamo qui sul nostro banco, La canzone in cui viviamo, scritta da Vincenzo Incenzo, un libro che attraverso le... ecco.
Ecco, basta, non dico altro, mi sono fermata. Ah sì? Con un ricco capitolo sì, sul... conosco, bravo, bravissimo. Grazie, messo con un ricco capitolo sul, chiaramente, sul professore della musica italiana. Io mi sono fermato, maestro, su una componente della sua scrittura che la trovo assolutamente miracolosa. Cioè questo fatto di, intanto di unire la cultura alta con la cultura popolare, una, come dire, un'alchimia capitata a pochi nel mondo dell'arte, come a Giuseppe Verdi e nella canzone sicuramente al maestro Vecchioni. Ma questa cosa, io ricordo questi anni del liceo in cui si cantavano frasi come ed io pensavo, ora gli dico, sono anch'io fascista, ma ad ogni pugno che arrivava sulla testa sì, con l'amore, sì. Esatto, e si cantavano con la chitarra sulla spiaggia, cioè questa forza miracolosa di Vecchioni di riuscire a far cantare delle cose durissime con una leggerezza incredibile. Credo che sia un miracolo che raramente nelle canzoni... La ringrazio, ma io credo che il compito fondamentale della canzone sia proprio questo, penso che sia questo. La canzone ha tantissime varianti, cioè può essere ascoltata, dibattuta, oppure solo goduta o solo accettata. A volte può far pensare, può far immaginare, può andare oltre. Io credo di aver tentato di fare questo, insomma, senza supponenza, spero almeno. Sì, su Stranamore ci sono delle cose particolari, cioè, tu pensi, ascolti e pensi, guardi e rifletti, e anche in tante altre canzoni. Ma comunque il tema in ogni caso fondamentale, la canzone italiana è veramente l'espressione fondamentale del nostro cambiare di cultura, del nostro cambiare di origini, di movimenti, di situazioni. Dobbiamo considerarla molto seriamente, non possiamo pensarla male e non possiamo nemmeno farle delle classifiche, perché ci sono canzoni popolari di grandissimo livello e canzoni d'autore, come si dice, di buon livello, ma non possiamo differenziarle così tanto. L'importante è che parlino della situazione culturale italiana, dei momenti che abbiamo attraversato. Roberto Vecchioni, noi adesso la salutiamo perché ascoltiamo una sua canzone. Così presto? No? Non volevamo disturbare oltre, devo dire la verità. No, volevamo... mi piace per la... sì. E volevamo ascoltare I colori del buio, soprattutto, e con questa canzone arrivare all'appuntamento del giornale radio delle 18. Ecco. E la ringrazio moltissimo, moltissimo, perché questa è una canzone che amo tantissimo. Anche noi. Perché è la mia vita in 4 minuti. Non è poco, riassumere la propria vita in 4 minuti. È dura. Bisogna essere molto bravi, professore. No, io non sono bravo con la scienza. Però qui veramente... Ci ho provato. È già iniziata. Auguri. Allora, grazie. Buon anno. Grazie, buon anno, maestro. Roberto. Che ci asciughiamo, ma in un mare più grande già sentivo mia la tristezza cantata dagli uomini per non buttarsi via. Un alunno del tempo è solo in una frase di una sola parola, come una stella non segnata in cielo, un orologio che non sa mai l'ora. E mio figlio era lì così pallido, così bello fra tutti quei camici, con l'uomo ragno in mano. Ma perché te ne vai, dove vai, con chi mai farai l'amore? A chi darai la bocca, i baci, i morsi al seno, i nostri tuffi al cuore? Poi si è voltato mio padre e c'era tutta Napoli a salutare. Gli ho chiesto scusa a un amico di come ho fatto a fargli tanto male. Chiudere gli occhi e vedere tutti i colori del buio. Chiudere gli occhi e rivedere tutti i colori del mio buio. E tu che sei passata e che ti sei fermata col tuo filo d'argento, e tu che mi sei nata e che mi sei cresciuta andando contro vento, il mio cane che è steso sul tavolo e mi guarda e lo sente che è l'ultima volta insieme.
ma perché te ne vai, dove vai, con chi mai farai l'amore? Cosa racconto ai ragazzi domani a scuola, in tutte quelle ore? E giù dall'alto dei cieli, che mi vorresti come un pescatore, in questa notte infinita, che ho appena appena forza di cantare. Chiudere gli occhi e vedere tutti i colori del buio. Chiudere gli occhi e rivedere tutti i colori del mio buio. Chiudere gli occhi e vedere tutti i colori del buio. Chiudere gli occhi e rivedere tutti i colori del mio buio.